Buongiorno a tutti, oggi siamo su un terreno nuovo che andrà spianato, prima andranno scavati i fossi, pulite le rive, quindi un terreno che non abbiamo mai lavorato. Vedete, stiamo passando una dischiera per andare a eliminare le erbacce, gli stocchi del mais che sono rimasti. E attenzione, attenzione, perché non so se avete già sentito chi c'è alle mie spalle. Niente proprio di meno che abbiamo deciso per questo video di impiegare il nostro 180/90 che ci avete tanto richiesto, e allora ve lo portiamo su questo video. Eccolo qua, 180/90, il nostro 180/90, scarico in acciaio, così ce lo bustiamo tutto quanto. Dietro abbiamo una dischiera Lemken Ruby da 3 metri, peso circa 25 quintali, dischi da 64,5, sono 24 dischi, rullo ad anelli posteriore da 60, vedete, mostriamo un attimo il rubin come è fatto, dischi montati su molle, vedete i dischi davanti sono alternati a quelli dietro, montati su un sistema che, a cui non serve la regolazione, perché man mano che si usurano il disco mantiene sempre la sua angolazione di taglio, mi pare che siano 15 gradi davanti, 17 gradi dietro. Due barre sterigliatrici che vanno a ributtare giù, diciamo, anche tutto quanto quello che vedete qua, le erbacce e tutto quanto, va a, diciamo, a spingere giù tutto quello che andrebbe a ingolfarsi sul telaio del Rubin. Rubin che, ricordiamo, abbiamo in prova del concessionario Pilati Macchine, e stiamo provando per un successivo acquisto di un attrezzo a minima lavorazione. Macchina secondo me molto 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 bella. Dischi, ricordiamo, da 64,5, che sono i più grandi per la categoria. Facciamo anche un piccolo particolare di come è montato, vedete, il disco, con ogni disco ha la sua molla, e anche quando va ad alzarsi mantiene sempre la stessa angolazione di taglio, cioè quando il disco si alza perché trova un intralcio, mantiene sempre l'angolazione di taglio. Questo è un brevetto di Lemken, questo sistema qua. Vedete l'angolazione dei dischi, sono davanti, sono metà da una parte e metà dall'altra, e dietro sono gli opposti. Quelli centrali sono messi in modo da non fare né un canale e neanche per fare un colmo. Ma torniamo, che so che tutti quanti volete sapere di più di questo bestione. Allora, qua abbiamo un 180/90 all'attivo, aprite bene le orecchie, a 22.000 ore questa macchina qua. È stato fatto il motore circa 250 ore fa, sono stati fatti i riduttori, è stato fatto rifatto il sollevamento, è stata quasi completamente rifatta, manca solo la cabina, che causa Covid-19 non siamo riusciti a sistemare, prossimamente sistemeremo. Cos'ha di particolare questa macchina qua? Di particolare, quando noi l'abbiamo rifatta, abbiamo, diciamo così, migliorato alcune caratteristiche, che, ricordiamo, questa macchina è dell'86, cambio manuale, sollevamento meccanico. Abbiamo migliorato alcuni aspetti, adesso la sentirete in moto, in accelerazione, che si sente subito il fischio della turbina diverso, un'erogazione diversa. Cosa siamo andati a fare? Non siamo andati tanto a incrementare i cavalli, ma bensì a migliorare l'efficienza di un motore che ha 86, ha ormai 34 anni, anche se è stato rifatto nuovo. Cosa abbiamo combinato? Abbiamo cambiato il sistema di iniezione, intanto, il turbo. Molti diranno c'è il turbo più grande, e invece no. Questo è un piccolo segreto che vogliamo tenere per noi, anche il sistema di iniezione. E la componentistica del motore non è proprio quella sua Fiat Agri. Il motore è il suo, però canne, pistoni, alberi a came e valvole non sono le sue. Tutto questo
però ha portato un piccolo problema. La macchina, cioè il 180-90 di suo, ha un enorme turbo lag. Cioè cosa vuol dire? Finché non entra in pressione il turbo, la macchina è, diciamo, un po' magra. Noi siamo andati proprio a lavorare su questo e difatti vedrete che ha molto meno turbo lag, cioè il vuoto prima dell'innesco del turbo, rispetto alle altre macchine. Però questo comporta un'altra cosa, che il peso suo di lavoro, che è circa 77 quintali a vuoto, non basta più. Infatti vedrete come quando inizia a spingere il motore non cede ma inizia a pattinare moltissimo. Per questo abbiamo riempito tutte e quattro le gomme d'acqua. Il peso operativo di questa macchina qua è intorno ai 100 quintali di peso. Vedete che noi abbiamo anche la catena davanti, di solito ne abbiamo una anche dietro, e la utilizziamo proprio per tirar fuori, diciamo, i cervi che prendono paura, chiamiamoli così, visto che abbiamo altri 230. Quando loro dicono basta, allora mettiamo in moto questo bestione dal peso importante, catena, e tiriamo fuori dal fango, da quando succede qualcosa, insomma. Oggi l'abbiamo tirato fuori per fare il video con questo Lemken, perché attrezzo che merita moltissimo, lavorazione che merita, soprattutto si riesce a raggiungere un'alta velocità e sentirete il canto di questo motore, il rilascio del turbo, cioè lo assaporeremo proprio profondamente. Macchina che ricordo è del 1986. A mio parere, cioè vedete, sapete che io ho anche John Deere, quando si parla della serie 90 non c'è bandiera, non c'è marchio, non c'è niente, perché sono delle macchine che hanno fatto veramente veramente molto bene, hanno fatto grande l'Italia, hanno fatto veramente veramente la storia dei nostri campi. Quindi quando secondo me si parla di Fiat Agri Fiat, si può essere John Deeristi, Fendisti, come si dice, SDFisti, così inglobiamo tre marchi. Quando si parla di serie 90, sempre tanto di cappello. Noi ricordiamo, abbiamo un 80-90, avevamo un 110-90 che abbiamo rientrato e abbiamo ottenuto questo 180-90 insieme all'80-90. Motore che ricordiamo è un 8100 turbo oil cooler. Cosa vuol dire oil cooler? Oil cooler perché è raffreddato a un sistema di raffreddamento di pistoni ad olio, una cosa un po' particolare. E adesso basta chiacchiere, saliamo su e è il momento di fare rock and roll. Eccoci qua a bordo del nostro 180-90. Dico già che superiamo abbondantemente i 200 cavalli. Abbiamo un attrezzo che è fatto per 150, 170, 160 cavalli. Sentite già il turbo come inizia a lavorare. Entra in pressione e solo emozioni forti. Subito in chiaro le cose,
siamo una marcia abbastanza alta, siamo in seconda gamma quarta velocità. Ci potrebbe stare anche una marcia in più senza problemi. Tanta, sempre si cambia gamma da fermo, piedino sul freno, siete macchina che ha anche i freni a aria, tra l'altro omologata a 200 quintali, noi usavamo anche con il pianale, e gas, siete come subito va a spingere. Sarebbe lentissimo, cioè paragonato a quello delle serie R è imbarazzante quanto lento è. Non c'è radar antipatinamento, non c'è nulla, c'è solo un 8100 davanti pieno di grinta, pieno di coraggio, che va veramente a spaccare tutto. Macchina non per deboli di cuore, ma porca miseria che emozioni. C'è un Deus, porca miseria, ha preso anche paura, ho detto ma cosa c'è, uno shuttle di là. E sono neanche più abituato a fare le manovre con la guida satellitare.
che vedete non ha paura della grande quantità di erba, di papaveri che c'è sul terreno, macina tutto. È difficile mostrarvi un pochettino come lavora il Ruby, anche se vedete il grandissimo lavoro che fa. Adesso andremo giù, vi mostrerò anche come toglie l'erba. Vedete che stiamo prendendo gli stocchi del mais un po' di traverso, non nel senso della semina, perché così ci hanno detto i tecnici Lenken. Quindi per andare a mischiare meglio il terreno, in caso di residuo di mais bisogna prenderli un po' di traverso. Allora, quello è il lato dritto del campo, questa è la pancia, noi seguiamo la pancia, quindi prendiamo gli stocchi un po' di traverso. Qua hanno fatto del mais l'anno scorso e l'hanno trebbiato, quindi residuo ce n'è abbastanza. La terra è rimasta ferma fino adesso, che siamo quasi a fine maggio, e adesso l'abbiamo presa noi. Come va a partire il rombo? È uno show.
macchina che qua in zona quando si muove il nostro 180 crea sempre un po' di spettacolo, di spettatori, è molto conosciuta. Un po' messa male, ma a causa della quarantena, se no io volevo rifarla completamente. 22.000 ore. Rispetto al normale monta 6,50 al posteriore, 5,40 all'anteriore, perché noi l'abbiamo sempre usata con l'interattrice e quindi basso calpestamento. Ogni volta che si tocca l'acceleratore c'è un'emozione forte. Secondo me qua non c'è bandiera su questa macchina qua, cioè se uno è italiano non può non apprezzare. Che c'è in mezzo, a farla dritta, sistemare i fossi, quindi adesso andiamo a rimuovere l'erba sopra in modo che i livellatori trovino pulito. Probabilmente daremo due passate.
pezzo che secondo me ci fa sentire al meglio il motore, perché si va a una velocità molto alta, non ci sono buche, quindi si può correre abbastanza, anche perché qua ponte sospeso non ce n'è, le gomme sono piene, quindi la macchina è ancora più rigida. E vedete, nonostante abbia un peso enorme, perché veramente prima usavamo un doppio pacco di zavorre, dopo abbiamo deciso di riempire le gomme, nonostante tutto questo che lei continua a pattinare. Ce ne sono, sarà più giovane, ma come la vecchia qua.
pompa dell'olio. In questo caso, se si ha una macchina nuova, le pompe sono a portata variabile, invece in questa macchina qua le pompe sono a portata fissa, quindi quando c'è un po' di peso, un aiutino con l'acceleratore non è mai, non guasta mai. Come vedete, questa macchina non monta la guida satellitare, che abbiamo deciso di non montare perché ormai fa ancora il suo, ma è quasi in pensione.
visto questo bestione al lavoro, adesso però andiamo a vedere quello che è il lavoro che fa questo Ruby. Come vedete, intanto facciamo una prova, vediamo se, guardate l'erba che c'è, è tutta quanta tolta, vedete la radice l'ha girata. Facciamo una prova, questo è un test per tutte le dischiere, eh? Andiamo a muovere, guardate, per tutta quanta, vedete, tutto quanto lavorato, non rimane del suolo non lavorato, eh. Guardate l'erba come la gira, tempo 3-4 giorni, questa è tutta secca perché qua è tutta tolta, l'erba è tolta. Vedete anche qua è tutta rimossa. Ringraziamo Pilati Macchine per averci fatto provare questo grandissimo attrezzo, che è sicuramente uno dei top presenti sul mercato. Spero vi sia piaciuto il video con il nostro 180-90, che si, attraverso la GoPro si siano trasmesse le stesse emozioni che provo io, si è riuscito a trasmettervele attraverso la GoPro, e continuate a seguirci in tanti, visualizzate, commentate e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti dal nostro 180-90 Black & Ruby, e ancora ringraziamo il concessionario Pilati Macchine per la prova.